Per la serie Valle d'Aosta in passeggino, oggi vi portiamo al Lago Blu. Il Lago Blu si trova poco sotto Brewil Cervinia, a quasi 2000 metri di altezza. In realtà il suo vero nome è Lago Laie, ma viene chiamato blu perché sul fondo del lago alcune alghe riflettono queste sfumature di colore. Noi abbiamo raggiunto il lago partendo da Cervinia e seguendo il sentiero 107. Il tracciato non è per niente impervio, salvo l'ultimo tratto che ci ha costretto a una deviazione per via del passeggino. Ragazzi, comunque ci siamo veramente innamorati di questo albero che abbiamo visto praticamente ovunque in Valle d'Aosta. È troppo bello, cioè non ci sono parole, è troppo bello, così bello che mia moglie sta cercando il nome dell'albero con l'app di Google. Vediamo cosa riconosce. Abbiamo un responso. Qual è il nome dell'albero? Sorbo degli uccellatori. Proprio lui, incredibile. Incredibile, l'asfalto, proprio lui, signori, l'asfalto. Ah, se, ragazzi, ora sì che si fa sul serio. Tratto in discesa e asfaltato. Ragazzi, sembrava troppo bello per essere vero. Tratto asfaltato, finito. Si ricomincia. Gli ultimi 10 minuti. Siamo un po' preoccupati perché il sentiero, che all'inizio era con difficoltà T, turistico, adesso improvvisamente è diventato E. Abbiamo anche imparato queste classificazioni. C'è anche la doppia E che faremo chissà domani quando ci saremo spezzati completamente le gambe, che indica il sentiero per escursionisti esperti. Ma guardate un po', aia! Vediamo adesso cosa riusciamo a fare. Ragazzi, cambio di programma. Questi ultimi 10 minuti sembrano più ostici del solito. Forse mia moglie si decide a indossare il marsupio. È arrivato il momento del marsupio. Sì, è arrivato. Dopo il pit stop ripartiamo. Following a shadow down to the graveyard, gonna say a prayer, gonna pay my dues. I've been running wild ever since I left Virginia, trying to find a face that might remind me of you. I can see the sunlight rising in the mountains, orange and red in the morning sky. I know that the world is ever steady changing. Lord, give me wings so I could fly away, fly away, fly away, fly away, fly away. Dunque, di tutte le escursioni che abbiamo fatto, questa qui del Lago Blu forse è la meno indicata. Anche se il sentiero è turistico, però ragazzi, passeggini banditi, infatti noi l'abbiamo visto ora solo dall'alto perché arrivare fin giù sarebbe stata un'impresa, meglio andarci con la macchina e parcheggiare lì di fronte, però questo impedisce poi la passeggiata. Comunque un bel lago, dai, tutto sommato una bella passeggiata. E la cornice che c'è intorno, che è spettacolare. Dunque, ragazzi, il nostro giro al Lago Blu è terminato con qualche difficoltà, però siamo riusciti a raggiungere l'obiettivo. Noi vi salutiamo e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao, ciao.